Il nome di Louis Michel probabilmente non è tra i più noti, neanche per chi si occupa di storia del pensiero politico. Eppure, recentemente è tornato d'attualità, nelle rotte del Mediterraneo, dove è comparsa una nave umanitaria finanziata dallo street artist Banksy per prestare soccorso ai profughi, che porta proprio il suo nome, il nome di Louis Michel. Ed è una scelta che penso la stessa Louis Michel approverebbe, perché in qualche modo è coerente con il carattere, con lo slancio umanitario del suo pensiero politico. Un pensiero politico che lo vedremo ai tratti di un vero e proprio apostolato rivoluzionario, caratterizzato da un ardore libertario totalizzante, quasi religioso, per la causa dell'umanità e della sua emancipazione. Caratteristiche che gli venivano tra l'altro riconosciute anche da alcuni suoi insigni contemporanei, del mondo letterario francese, in particolare Victor Hugo e Paul Verlaine, che gli dedicheranno dei versi inequivocabili da questo punto di vista. Quindi Louis Michel, l'Apostola. Ma ho scelto di intitolare questo piccolo intervento l'Apostola incendiaria. E in particolare l'attributo che accompagna Louis Michel per gran parte della sua vita e anche dopo è quello di Pétroleuse, che in realtà è un'accusa. È un'accusa che veniva rivolta alle rivoluzionarie ritenute responsabili degli incendi appiccati a Parigi nel maggio 1871, quando volgeva al termine l'esperienza rivoluzionaria della Comune di Parigi. Sebbene fondato su accuse false, comunque mai comprovate, e fosse finalizzato a sottolineare la malvagità delle donne rivoluzionarie, delle comunarde, l'immagine, in qualche maniera, l'attributo contribuiscono a delineare quell'attitudine, quello spirito combattivo che caratterizzeranno la vita e il pensiero di Louis Michel. Ricostruirne il pensiero politico significa ricostruirne la biografia. Se si vuole cogliere soprattutto l'influenza che ha esercitato sul pensiero e sul movimento anarchico, è necessario ripercorrerne l'esistenza e l'impegno. Lo stesso Woodcock, studioso dell'anarchismo, ha sottolineato che il retaggio dell'anarchia nel mondo moderno è rappresentato da alcune esistenze esemplari di sacrificio e di dedizione, citando proprio Louis Michel a titolo di esempio. E in effetti la sua elaborazione teorica va catturata negli eventi, in particolare nell'esperienza della Comune parigina. Non c'è periodico o pubblicazione a stampa anarchica, infatti, che non la ricorderà come eroina, martire, quasi una novella Giovanna d'Arco di quei mesi tra aprile e maggio 1871, facendola così entrare rapidamente in un vero e proprio pantheon rivoluzionario e libertario mentre è ancora in vita. Louis Michel nasce a Vroncourt, nell'Alta Marna, il 29 maggio 1830 da una relazione extraconiugale tra il castellano e la sua domestica. Trascorrerà l'infanzia e l'adolescenza proprio presso il castello, dimostrando fin da piccolo una multiforme curiosità, che ha tra l'altro la possibilità di nutrire grazie all'educazione che riceve dai nonni. Qui è già possibile scorgere qualche elemento che influirà la sua formazione politica. Leggiamo attraverso le memorie di Louis Michel dell'importanza delle idee illuministe e liberali che le arrivano attraverso le letture che condivide col nonno, in particolare quella di Voltaire. Scorgiamo l'influenza del mito della rivoluzione francese, ancora vivo, e anche di una serie variopinta, bisogna dire, di figure eroiche e ribelli che Louis Michel trae dalla letteratura, è un'avida lettrice. E lei stessa sintetizza un po' il suo piccolo universo di eroi in questa maniera, scrivendo che andavano dal diavolo a Mandarin, da Faust a Saint-Just. Un'altra influenza decisiva le viene dalla devozione religiosa della zia Victoire. Anzi, forse è proprio qui che Louis Michel ha tratto quello slancio mistico, quell'ardore missionario che caratterizzano il suo pensiero politico, di cui si parlava in apertura. Leggendo le memorie, è la stessa Louis Michel a dirci che intorno a 6-7 anni, dopo aver letto le parole di un credente di Lamennais, da quel giorno in poi sono appartenuta alle masse. Più avanti scrive: il mio nord, dove infine il mio ago ha puntato, è stata la rivoluzione. Il mio fanatismo cambiò dal sogno alla realtà. C'è anche un altro aspetto della giovinezza di Louis Michel che può apparire una semplice curiosità, ma che in realtà io ritengo significativo.
Louis Michel ci dice che fin da piccolo ha sviluppato un grande amore per la natura e per gli animali. E proprio nelle sue memorie lei fa risalire le origini della rivolta contro le prepotenze e le disuguaglianze dall'orrore, delle torture inflitte agli animali e dalla pratica della caccia. Sostiene proprio: più feroce è un uomo verso gli animali, più si sottomette alle persone che lo dominano. Una vera e propria critica libertaria, anarchica, ante litteram allo specismo, allo sfruttamento degli animali, alla violenza esercitata sugli animali. Destinato, anche se non per influenza diretta di Louis Michel, a conoscere grande fortuna nel pensiero anarchico. Ma insomma, è l'istruzione che assume un carattere importante quindi nella vita di Louis Michel. Lei stessa lo riconosce. Sempre nelle memorie dice: il privilegio del sapere è peggiore del privilegio della ricchezza. E infatti Louis Michel ascriverà sempre un'importanza fondamentale all'istruzione come mezzo di emancipazione dell'umanità intera. Ciò la porterà a scegliere la strada dell'insegnamento, diventerà insegnante, insegnerà a lungo nella sua regione d'origine, nell'Alta Marna e poi anche a Parigi quando vi si trasferirà nel 1856. E travasa gran parte del suo impegno e del suo afflato rivoluzionario dentro all'insegnamento stesso, dandogli un carattere laico, antiautoritario, rivoluzionario. Combatte in particolare per tutta la vita contro la simmetria di genere nel campo dell'istruzione, lamentando sia il carattere infantile dell'educazione femminile, sia quello troppo oppressivo e soffocante di quella maschile. Insomma, una critica senza quartiere. E la volontà di dare agli uomini, alle donne dell'avvenire, una cultura, un'istruzione che possa realmente emanciparli e renderli realmente liberi ed uguali. Come detto, nel 1856 Louis Michel si trasferisce a Parigi e qui entra in contatto con il fervente clima politico della capitale, ma non ha una posizione chiara nel variopinto universo e galassia delle opposizioni al secondo impero di Napoleone III. La sappiamo vicina ai blanchisti, ai repubblicani, ma anche ai socialisti e agli anarchici, però in lei il desiderio dell'azione è più forte che il desiderio di aderire a una visione politica. E infatti, dopo la sconfitta di Napoleone a Sedan, il 1 settembre 1870, e il seguente crollo del secondo impero, prende subito parte alle manifestazioni parigine, non supporterà il governo provvisorio che si è appena formato, la vediamo attiva in un comitato di vigilanza di donne a Montmartre fondato da lei stessa e la troviamo anche nel comitato centrale dell'Unione delle Donne. Quindi impegnata in associazioni che richiedono alle donne di essere parte attiva del movimento rivoluzionario. Rivoluzione ed emancipazione femminile sono fortemente congiunti nel suo pensiero, ci torneremo più avanti, ma è interessante subito mettere in rilievo questa frase che traiamo sempre dalle sue memorie. Il sesso forte è tanto schiavo quanto quello debole, sostiene Louis Michel, e aggiunge: il primo è incapace di dare al secondo ciò che egli stesso non ha. La troveremo tra le protagoniste degli eventi che conducono alla Comune di Parigi, fin dal 18 marzo. È tra le donne e gli uomini della Guardia Nazionale che difende i cannoni, dalla requisizione ordinata dal governo provvisorio. Con loro solidarizzerà l'esercito mandato a reprimere l'esperienza e comincerà di fatto la Comune. Louis Michel sarà parte attiva di quei mesi di febbrile sperimentazione politica, di socialismo e democrazia dal basso. La troveremo sulle barricate con la divisa della Guardia Nazionale, si occuperà dell'organizzazione dei servizi, scriverà sulla stampa e sui periodici, insomma, darà tutta se stessa per la causa della Comune. Ma la Comune è un'esperienza molto breve, dura pochi mesi. Dal 18 marzo al 28 maggio 1861, poco dopo quella tremenda settimana di sangue che chiude l'esperienza comunarda, si aprirà anche la stagione dei processi. E Louis Michel, che era già arcinota alle autorità quando era insegnante nell'Alta Marna, era già nota come la Rossa, la Repubblicana, adesso lo è forse ancora di più ed è infatti tra i principali imputati.
Tra i capi d'accusa è interessante leggere, per esempio, quello di essere, cito testualmente, una donna lupo assetata di sangue, che si aggiunge ovviamente a un'altra serie di capi d'accusa, aizzatrice delle folle, fomentatrice della guerra civile, complice della comune. Louise Michel rinuncerà alla difesa, all'avvocato difensore. Terrà lei stessa il discorso in sua difesa e il discorso in sua difesa è altamente significativo, verrà stampato, diffuso e verrà letto, apprezzato da moltissimi, in particolare dagli anarchici. E ne leggiamo soltanto l'estratto finale dove Louise Michel dice: "Voi siete gli uomini che mi giudicheranno", rivolta ovviamente alla giuria, "voi siete pubblicamente di fronte a me. So che qualsiasi cosa dirò non cambierà la sentenza in un'attenuazione. Ho solo un'ultima cosa da dire prima di sedermi. Non abbiamo mai voluto altro che il trionfo dei grandi principi della rivoluzione. Lo giuro sui nostri martiri caduti sul campo di Satory, sui nostri martiri che ancora lodo qui, sui nostri martiri che un giorno avranno la loro vendetta. Se mi lascerete vivere, non smetterò di gridare vendetta." Ha trasformato di fatto il processo in una tribuna politica. Lo stesso presidente del tribunale interviene minacciando di toglierle la parola se continuerà su questo tono. La sua replica è ferma e categorica. "Ho finito. Se non siete dei codardi, uccidetemi." Ma non verrà condannata a morte, come tra l'altro capita a molti comunardi. Verrà invece condannata al confino, alla deportazione nella colonia penale francese in Nuova Caledonia, nel Pacifico. È tra l'altro nel corso di questo viaggio che Louise Michel, a contatto con alcuni comunardi, in particolare con Nathalie Lemel, aderisce pienamente all'anarchismo, che considera la forma politica più coerente con il suo ideale di emancipazione dell'umanità. Ed è interessante soffermarsi brevemente anche sulla sua permanenza nella colonia penale nel sud del Pacifico, dove incontra la popolazione locale, i Kanaki. Non solo Louise Michel si interessa alla loro cultura, alla loro lingua, ma è anche tra i pochi ex comunardi ad appoggiare una loro ribellione nel 1878, accusando i francesi di aver estromesso i nativi dalle loro terre, di aver causato danni con l'introduzione del bestiame, di aver alterato l'ecosistema locale, di aver distrutto le colture. Insomma, un vero e proprio anticolonialismo libertario. Coerente comunque con quell'amore per il prossimo, per l'umanità, che ovviamente, secondo Michel, non deve conoscere distinzioni al suo interno. Nel 1880 viene infine proclamata l'amnistia per i comunardi e Louise Michel può far ritorno in Francia, dove riprende subito l'impegno politico. In Francia il movimento socialista e anarchico sono stati strangolati, decapitati dalla repressione successiva alla Comune parigina, eppure ai suoi discorsi la folla partecipa con grande ardore, contribuendo in qualche modo a renderla non solo un punto di riferimento per gli anarchici francesi, ma anche figura di spicco per il movimento anarchico internazionale. È interessante leggere nelle sue memorie che in questo periodo l'elaborazione sull'emancipazione femminile e il suo legame inscindibile, abbiamo visto, con l'emancipazione dell'umanità proseguano. Ci sono delle frasi altamente significative, ad esempio, cito, "L'umanità ha due parti, uomini e donne, e dovremmo camminare mano nella mano. Invece c'è antagonismo e durerà finché la metà più forte controllerà o penserà di controllare la parte più debole." Più forte e più debole vengono messi tra virgolette da Louise Michel. E ancora, "Non siamo accanto a voi nel combattere la suprema lotta? Non siete abbastanza forti da rendere la battaglia per i diritti delle donne parte di quella suprema battaglia? Oltre la nostra tormentosa epoca verrà il tempo in cui uomini e donne si muoveranno attraverso la vita insieme, come buoni compagni, e non discuteranno su quale sia il sesso superiore più di quanto le razze discuteranno su quale abbia il primato nel mondo." Louise Michel si impegnerà in tutta questa seconda fase della sua vita in numerosi comizi, in numerose conferenze in giro per la Francia, per l'Europa e anche in parte nelle colonie francesi. Morirà a Marsiglia il 9 gennaio 1905, proprio di ritorno da un giro di conferenze in Algeria. Il suo funerale si trasforma immediatamente in una manifestazione di massa a cui partecipano delegazioni anarchiche, socialiste e rivoluzionarie. Quando poi il corpo verrà trasferito a Parigi, il corteo funebre sarà altrettanto grandioso, secondo la stampa del tempo, il più ampio dai tempi di quello di Victor Hugo.
E quindi come chiudere questo ritratto breve di Louis Michel se non servendoci proprio delle sue parole che traggo ancora una volta dalle memorie. Chi sono io, Louis Michel? Non rendetemi migliore di ciò che sono o che siete. Sono capace di qualsiasi cosa, amore e odio, come voi. Quando la rivoluzione giungerà, voi, io e tutta l'umanità sarà trasformata. Tutto verrà cambiato. E tempi migliori avranno gioie che le persone di oggi non sono capaci di comprendere. La sensibilità per le arti e la libertà diventerà di certo maggiore e il raccolto di questo sviluppo sarà meraviglioso. Oltre questi tempi maledetti, arriverà un giorno in cui l'umanità, libera e conscia del suo potere, non torturerà più né uomini né bestie. Questa speranza vale tutte le sofferenze che subiamo mentre ci muoviamo attraverso gli errori della vita. Questa è Louise Michel, l'Apostola incendiaria.